Era la domenica di Pasqua. La chiesa era piena per la messa delle 8. Stavamo recitando l'ultima preghiera dei fedeli. Io stavo pregando. Normalmente lo faccio sempre all'impiedi, guardando davanti a me. Quella volta però ero seduto e questa cosa mi ha salvato perché in quel momento è scoppiata la bomba. All'improvviso c'era sangue ovunque, pezzi di vetro in frantumi, era tutto distrutto. I terroristi hanno usato delle bombe chimiche che distruggevano non solo i vestiti ma anche la pelle delle persone. A soli 2 metri di distanza dal luogo dell'esplosione c'era la statua di Sant'Antonio con addosso i paramenti. Non ci crederete, ma quella statua non ha avuto nessun danno. Abbiamo trovato solo una piccola macchia di sangue sul mantello. Questa è una cosa che non dimenticherò mai. Per me è la testimonianza della presenza di Dio nella nostra chiesa. Le prime parole che ho pronunciato dopo lo scoppio sono state: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché quella non è stata l'azione dell'intera comunità musulmana, ma solo di alcuni estremisti che vogliono distruggere l'unità, la stabilità e la vita di condivisione che c'è tra le varie comunità religiose nel nostro bel paese, lo Sri Lanka. Il nostro Dio è il Dio dell'amore, del perdono. Sono loro, i terroristi, che parlano di vendetta. Pensano che la loro sia una vittoria. Ebbene, non lo è. Per loro non c'è nessuna vittoria. Dio ha deciso di darmi una nuova vita. Avrebbe potuto prenderla quel giorno, ma non l'ha fatto. Mi ha dato una nuova opportunità perché viva nella sua testimonianza e al fianco delle persone della mia comunità. Per questo non ho paura di morire, perché ho avuto la prova dell'amore misericordioso di Dio. E per questo vivrò nel suo nome, per testimoniare l'amore e la misericordia che Dio ha dato a me e per dare amore alla mia comunità.